Siamo a Fano, nei pressi della Mediateca Montanari, dove è appena terminata la presentazione di un libro molto particolare. Intanto presento gli ospiti, siamo in compagnia di Francesca Tombari e di Monica Garibo. Allora, Francesca Tombari è l'autrice del libro e Monica Garibo è la protagonista del libro e l'ispiratrice della vicenda, della storia. Allora, noi Francesca Tombari la conosciamo perché l'abbiamo già intervistata in occasione della presentazione del precedente libro, quello ancora, che era Volevo parlare d'amore. Allora, Francesca Tombari ormai si sta presentando come una scrittrice che strappa i veli, che squarcia i veli che coprono, diciamo, i veli di conformismo, diciamo. Lo ha fatto con l'altro libro che ho citato e lo ha fatto con Fondotinta, il libro che oggi ha presentato. E questa volta ha toccato un argomento molto delicato. Ce ne vuoi parlare brevemente? Sì, ho voluto parlare di un argomento che spaventa in questo momento tantissimo, cioè il percorso di transizione di un essere umano che si trova in un corpo che non è suo, cioè la storia di Monica che è nata Fabio. Quindi tutta una parte del suo percorso in emozioni, in stati d'animo, quello che ha sentito durante questo periodo. Monica mi ha donato quindi una parte della sua vita. Ecco, allora la domanda che voglio porre a tutte e due. Tutte e due avete fatto un percorso molto complicato, molto difficile. Monica come protagonista della storia e Francesca come scrittrice che è andata a sviscerare questa problematica. Alla fine del cammino, in voi è cambiato qualcosa? Vi sentite cresciute? Ecco, vorrei che riusciste a comunicarci questo vostro stato d'animo. Vogliamo incominciare da Monica questa volta? Beh, allora, io credo che questo cammino sia stato almeno per me complicato, perché la società non è sempre pronta a situazioni come la mia. È chiaro che alla fine di tutto un cammino è una presa di coscienza nel momento in cui si intraprende, per cui per me è stato semplice arrivare alla meta, arrivare a realizzare quello che è stato il cambio di identità e quindi arrivare all'operazione in maniera abbastanza agevole. E la società non è chiaramente pronta, noi aspettiamo che ci sia una presa di coscienza, ma chiaramente non è così facile. Quindi dal mio punto di vista c'è ancora molto da lavorare, se non altro per smuovere queste coscienze. Io spero che questo libro abbia come minimo dato un'idea su quale sia la strada intraprendere per smuovere queste coscienze, e spero che in qualche modo, insomma, le si possa smuovere anche con il mio piccolo apporto di questo libro e assieme a Francesca. Ecco, Francesca, cosa ci puoi dire? Per me è stata un'esperienza meravigliosa conoscere Monica, perché Monica mi ha insegnato prima di tutto a combattere per quel che si vuole, non fermarsi di fronte alle difficoltà. Seconda cosa, dopo aver scritto il libro, che inizialmente mi spaventava molto il doverlo scrivere, perché avere fra le mani la vita di un essere umano, di una persona che ti dona la sua vita, non è facile. Avevo molto paura di sbagliare qualche cosa, di ferire Monica. E mentre oggi persone che l'hanno letto e che mi hanno detto ti ringraziamo perché ci hai fatto capire delle cose che mi spaventavano o che non conoscevo, per me è stato un gran regalo. La morale della storia, se possiamo tirare fuori la morale, è che c'è una cappa di conformismo che andrebbe distrutto, andrebbe superato. C'è, diciamo, una paura che dovrebbe essere superata e bisognerebbe semplicemente dare la possibilità alle persone come Monica, che hanno vissuto delle esperienze terribili poi nella vita, di farsi dimostrarsi per quelle che sono, cioè degli esseri umani che vivono. Basta. Il percorso, oltre che dal punto di vista psicologico, immagino, sarà stato duro anche dal punto di vista sociale, perché la società, come già accennai prima, non aiuta.
e tante volte contrappone, probabilmente anche si contrappone con il suo apparato a questi cambiamenti. Ma allora, da un punto di vista sociale è chiaro che abbiamo delle difficoltà, ma sono oggettive, nel senso che più delle volte sono mosse da esempi che abbiamo tutti i giorni, quotidianamente, che non permettono di avere un approccio normale alla cosa. Io mi riferisco, e qui spezzo una lancia a chi magari scende in piazza ed è sceso in piazza in questi giorni per il Family Day, piuttosto che il gruppo delle sentinelle in piedi, eccetera, perché effettivamente a guardare certe manifestazioni, e purtroppo qui devo citare il Gay Pride perché è una di quelle più grosse che stanno spopolando attualmente nel nostro territorio nazionale, a mio avviso, sinceramente, io non mi sento rappresentata da queste persone, perché sono, a mio avviso, eccessive, almeno quelle che si vedono in certi atteggiamenti di dubbio gusto. Quindi, a mio avviso, insomma, questo tipo di rappresentazioni non dà sicuramente giustizia alla nostra causa. Quindi io dico, ragazzi, ragazze, se volete manifestarvi e volete farvi conoscere, sicuramente non è questo il modo. Ecco, durante la presentazione hai precisato appunto questo, che il problema della transizione non ha nulla a che vedere col problema dei gay, anzi sono due mondi completamente separati e che non hanno alcuna attinenza tra loro. Sì, effettivamente l'omosessualità non ha legami con la disforia di genere, in quanto a livello anche medico sono due cose che non hanno nulla a che vedere, e quindi una, la disforia di genere, quella che colpisce le persone transessuali, transgender, come sono chiamati in medicina, hanno bisogno di avere un intervento chirurgico per curare l'equilibrio mentale, e quindi correggere quelle imperfezioni, e poi chiamiamole imperfezioni, che non ci fanno sentire bene col nostro corpo, mentre l'omosessualità è, tra virgolette, semplicemente una attrazione verso il proprio sesso, e quindi non ha nulla da correggere se non da manifestarsi in maniera naturale. Quindi direi che c'è una netta e sostanziale differenza. Allora, ringraziamo le nostre ospiti e invitiamo a leggere questo nuovo libro di Francesca Tombari, che si intitola Fondotinta. Amici di Onda Libera, un saluto.